Nel Vangelo di oggi, preso da Marco al capitolo 10, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «Ma all'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». I farisei si recano da Gesù per metterlo alla prova. Il tema è la possibilità del divorzio. Chiedono a Gesù se sia lecito a un marito ripudiare la propria moglie, così come prevedeva la legge di Mosè. Gesù, con la sapienza e l'autorità che gli vengono dal Padre, ridimensiona la prescrizione mosaica dicendo: «Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma». Si trattava cioè di una concessione che serviva a tamponare le falle prodotte dall'egoismo umano, ma non corrispondeva all'intenzione originaria di Dio creatore. Nel progetto originario di Dio non c'è che l'uomo sposa una donna e se le cose non vanno la ripudia. Ci sono invece l'uomo e la donna chiamati a riconoscersi, a completarsi, ad aiutarsi a vicenda nel matrimonio. Questo insegnamento di Gesù è molto chiaro e difende la dignità del matrimonio come unione di amore che implica la fedeltà. Ciò che consente agli sposi di rimanere uniti nel matrimonio è un amore di donazione reciproco, sostenuto dalla grazia di Cristo. Se invece prevale nei coniugi l'interesse individuale, la propria soddisfazione, allora la loro unione viene messa in pericolo e non potrà resistere. Gesù non ammette ciò che può portare al naufragio delle relazioni. Di fronte a tanti dolorosi fallimenti coniugali, la Chiesa si sente chiamata a vivere la sua presenza di amore, di carità e di misericordia per ricondurre a Dio i cuori feriti e smarriti. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.